Abbiamo Franco Cristoforetti, siamo a questa anteprima Chiaretto Lugana Bardolino. A questo punto due parole col presidente. Cosa ne pensi? Sono molto contento di come sta andando questa anteprima, che si è arricchita quest'anno di moltissime novità. La prima fra tutte, l'hai detto tu descrivendola, è proprio insieme al Chiaretto e al Bardolino c'è anche il Lugana. L'altra novità è che oltre all'anteprima dell'annata 2015 abbiamo voluto presentare anche una retrospettiva sull'annata 2014, e credo considerata da tutti un'annata molto difficile l'anno scorso, quest'anno sta dando delle sorprese nei bicchieri e facendoci capire che così brutta non era, e soprattutto per le nostre denominazioni che forse hanno beneficiato dell'influenza del lago, che anche in annate difficili ci aiuta a sopportare le condizioni climatiche. Sono Claudia Benazzoli dell'azienda Benazzoli, siamo qui oggi in Dogana alla Zise per presentare le nostre prime anteprime dei nostri vini Chiaretto e Bardolino. Il Chiaretto lo presentiamo sia nella versione ferma che nella versione spumantizzata, e in più abbiamo anche il Bardolino dell'annata 2014 in degustazione. La nostra è un'azienda familiare e dal 2009 io e mia sorella Giulia abbiamo iniziato con la nostra selezione di bottiglie e quindi abbiamo portato avanti l'azienda del padre, e una novità che abbiamo introdotto quest'anno sarà il nostro vino della Valpolicella. Dal 2013 siamo diventati produttori di Valpolicella e Amarone, e proprio quest'anno presenteremo la prima annata, il 2013. Oggi c'è stata una bellissima chiamiamola pure degustazione, ma è un po' di più. È riuscito Franco a creare un'espressione della Corvina che parte da Bardolino e arriva fino all'Amarone. Sì, certo, abbiamo voluto dare la possibilità ad alcune delle nostre aziende, fra cui anche la mia, che produciamo vini a base di Corvina anche al di fuori della denominazione del Bardolino, di presentare alla stampa delle degustazioni che esprimono proprio quella che è l'esperienza della Corvina. Infatti le abbiamo battezzate Corvina Wine Experience, per far capire come la stessa uva in due territori vicini, divisi solamente da un fiume, possono dare risultati completamente diversi. E credo che chi oggi ha partecipato ha capito come i toni speziati e eleganti del Bardolino sono completamente diversi dai toni forti e fruttati della Valpolicella. Io sono Massimo Brutti, proprietario assieme a Stefano, mio fratello, della cantina Poggio delle Grazie. Siamo qui oggi alla Zisa a presentare Chiaretto Bardolino. Facciamo circa 50.000 bottiglie per adesso, produciamo oltre che Bardolino e Chiaretto un Custoza, un altro DOC della nostra zona, un Pinot Grigio, e quest'anno avremo anche una Corvina in purezza. Anteprima Chiaretto Lugana Bardolino, siamo con Luca Formentini, presidente del consorzio del Lugana. Come trovi questa prima esperienza in questa nuova veste? La trovo estremamente positiva, è stata una bellissima prima giornata e io credo che sia davvero un'esperienza che dimostra quello che due consorzi che condividono lo stesso territorio possono fare assieme. Quindi positiva la risposta che hai avuto, l'affluenza del pubblico come l'hai trovata? Beh, io ho visto tantissima gente ovunque ci fossero degli eventi, che fossero le sale di degustazione riservate per le verticali, per gli approfondimenti, che fosse la zona invece dedicata alle aziende, all'interno della quale ogni azienda aveva un proprio spazio, e che fosse anche il battello nel quale è stata allestita una degustazione bellissima con il lago come cornice, galleggiando sul lago. Io credo che utilizzare il nostro lago mettendo in insieme la sua bellezza e la bontà dei suoi prodotti in questo modo sia davvero un ottimo percorso da poter approfondire nel futuro. Mi chiamo Bruno Biolcati, sono responsabile vendita Italia di Villabella. Villabella è un'azienda nata da una costola dei Libori, quindi 45 anni fa di fatto tutta l'azienda. Villabella invece nasce come azienda di valore 12 anni fa. La produzione naturalmente siamo in Bardolino, ma produciamo anche altri vini che sono il Lugana, che sono il Ripasso, la Valpolicella, quindi tutto il mondo della Valpolicella. Mi chiamo Giovanni Avanzi, sono il titolare dell'azienda Avanzi. Produciamo in Lugana di Sirmione 250.000 bottiglie
di cui 200.000 di Lugana Fermo e circa 50.000 bottiglie tra la riserva e il Lugana spumante. La mia azienda è un'azienda storica, è iniziato il mio nonno nel 1931, io sono la terza generazione e qua in parte abbiamo Matteo che è la quarta generazione e quindi continuerà il lavoro del nonno che ha iniziato tanti anni fa. Siamo sulla motonave Andromeda, Luca Formentini, presidente del consorzio Lugana. Com'è questo nero d'avola di quest'anno? Ci è venuto un po' chiaro.